lei è Ferrante Morley. La signora Morley, una e due, non è tra le PS comunque più famose di Pirandello, però intanto è stata scelta appunto come spettacolo per il progetto Pirandello che ha debuttato con il gioco delle parti. Come mai questa scelta? Per curiosità, intanto, per il titolo. Ho detto a tutti la stessa cosa, soprattutto alla compagnia. Il titolo mi ha, perché pensavo, nella mia ignoranza chiaramente, perché per carità io ho tutte le opere di Pirandello a casa, ma non è che non le ho ancora lette tutte. Quindi quando pensai a questo titolo pensavo che Morley fosse scritto con la Y, per cui ho detto, oh chissà, forse Pirandello ha immaginato un'ambientazione britannica, o comunque con questa donna di origine britanniche. E invece quando cominciai a leggere ho visto che Morley era scritto con la I normale ed era un semplice cognome italiano. E quindi comunque lo lessi a prescindere. E devo dire che mi piacque perché mi è sembrato attuale. Nonostante l'età, perché ha quasi 100 anni, perché è stato scritto nel 1920 ed è stato rappresentato nel 1920, nonostante 100 anni quasi di tempo trascorso, per certi aspetti l'ho trovato attuale e quindi ho avuto il coraggio di attualizzarlo ancora di più, cioè nel senso di portarlo ai giorni nostri. Ma perché forse lui... No, 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 tu non lo devi neanche guardare. Aspetta, mamma. Stai lì. Non c'è bisogno che glielo dica tu di stare qui. Aspetta, mamma, aspetta. Io non sono più un bambino. Come? Ma che dici? Dico soltanto che così, preso alla sprovvista, scusami. Ho il diritto anch'io di sapere. Niente. Niente. Tu non devi sapere nulla. Mi sono una grande scommessa. Probabilmente ci saranno dei puristi, ci mancherebbe, chissà, Pirandello deve essere fatto solo in un certo modo. Io non credo che Pirandello debba essere fatto in un certo modo. Ci sono degli spettacoli di testi di Pirandello che, ahimè, sono desueti, cioè ormai non raccontano più nulla. Altri che non hanno tempo. E credo che da questo punto di vista in parte la signora Morley ce l'ha, cioè non ha proprio un tempo, perché sono argomenti attuali. Chiaramente ho sfoltito molto il testo originale, quindi ho fatto un mio adattamento senza toccare troppo Pirandello, per carità, perché sennò poi si grida allo scandalo, però diciamo anche un divertimento mio nel poter con attenzione poter mettere mano su un testo di Pirandello. Aldo ha tutto il diritto di sapere. No, che non si venga a dire che io sono tornato qui per riprendermi mio figlio, perché io non glielo impongo né glielo chiedo. Potrei esporle a lei le mie ragioni, ma me ne guardo bene. Io posso accettare il suo in santa pace. Lei, le mie, no. Perché tu, Eva, qui hai ora lui e qui la tua figlia. Due fatti contro i quali io non posso dire niente, non possono valere. Le mie ragioni fossero le più giuste e le più vere. Come sempre, quando si lavora con dei registi che sono soprattutto attori o che comunque vengono dal palco, il rapporto è molto diverso. Il tipo di lavoro è un lavoro che si fa più sulla recitazione e soprattutto un attore comprende un altro attore, è questo. Come si è trovato invece? E lo ama. Come si è trovato invece a rappresentare una pièce di Pirandello? No, ma non è la prima volta che faccio Pirandello. Pirandello è difficile e semplice al contempo. Difficile, come sempre, come accade per tanti altri autori, perché è quasi impossibile poter sgarrare dalla sua costruzione logica, grammaticale. Ma è anche, c'ha una sua facilità, perché in realtà è tutto lì, è tutto scritto. Perché tu hai ricominciato a spendere, no? Sì, di nuovo, all'impazzata. No. Ma come no? Ma no, ti ho visto io buttare via i soldi come prima. No. Come prima, dici? Ma tu prima non te ne accorgevi. Già, è vero, ero come cieca.
Però adesso ci ando con te. È una donna moderna, è una donna eterna, una donna a cui... che ha molto goduto nella sua vita, è stato molto felice col suo primo marito, dal quale ha avuto un figlio e che poi anche ha attraversato tantissimo il dolore per la scomparsa di quest'uomo che l'ha lasciata in ambasce col figlio e non ha dato più notizie, e che ha dovuto crescere questo figlio e ha dovuto mandare avanti la sua vita. Ha incontrato un altro uomo che le ha dato fiducia, che le ha dato protezione, e quindi si è legata a lui. C'è una battuta del testo che dice: non pretenderà che la signora dopo 16 anni stava ancora qui a braccia conserte ad aspettarlo, no? Non c'è stata la conclamazione della sua morte, è un Ulisse che ritorna in patria, è questa Penelope involontaria. Però diciamo che è una donna che, proprio perché ha molto vissuto, ad un certo punto sceglie di essere madre. E in questo io penso di dare un grande contributo, perché sposo assolutamente la causa di Evelina, mi appartiene molto. Come è stato invece rapportarsi con il cast e il regista? Stupendo, una compagnia meravigliosa di colleghi tutti coetanei con i quali più volte abbiamo lavorato insieme in altri contesti, e che per aderenza al personaggio, sia fisica che cronologica, per età eccetera, e oltre che per temperamento, ci siamo trovati benissimo. Questo è un piccolo gioiellino di grande energia, di grande scambio di idee, di grande eccitazione, di credere tutti in un progetto bellissimo. Quindi un'esperienza magnifica, indimenticabile. Non è possibile, Eva, che tu... No, non basta.